cambiare. Giusy, dacci una mano, perché noi qui ci si è, come dire, ci si è fermato a Kike Lopez che stava tentando di rilanciare la palla, di battere il fallo laterale. Come sta andando? Intanto io provo a far ripartire. Allora, per adesso c'è il Barcellona, siamo al 44esimo, che fa girare palla con Rakitic. Io anche ho dovuto cambiare streaming, quindi adesso non so neanche, sono tipo a Bangkok adesso. Siamo tutti dalla stessa, nella stessa, come dire, sì, nella stessa barca. Vediamo un po' di riprendere. Intanto sbaglia nuovamente col pallone al piede, ecco. È rimessa sempre per l'Ibiza. Alberto che è qui, che non può parlare perché sta sempre più sconcertato. Vediamo un po'. Ibiza va in contropiede sulla fascia sinistra, però fortunatamente sbaglia il controllo l'attaccante Rai. Di Ibiza sbaglia totalmente il controllo. Era un'ottima occasione perché c'era un 3 contro 3, sempre piazzati malissimo. Siamo ormai a 5 secondi dalla fine, il Barcellona fa girare palla in difesa, l'arbitro ha fischiato la fine adesso, sì. Finita. Neanche un minuto di recupero, finito il primo tempo, 1-0 per l'Ibiza. Giussi, che cosa deve cambiare secondo te adesso Kike Setién per cercare di riprendere un po' la partita? Max, io penso che prima di tutto debba tornare un modulo in una zona di comfort, una zona comoda, cioè tornare a un modulo nostro. Un modulo che tutti i giocatori sanno, perché mischiare le carte adesso è un rischio. La difesa non va, il centrocampo non va e l'attacco non va. Torna al 4-3-3 o togli un terzino e metti a quel punto un Titi in difesa, oppure azzardi e sposti De Jong dietro, ma torni al 4-3-3, sposti Ansu Fati avanti, lo lasci totalmente libero di pensare solo alla fase offensiva, così come a Carlos Perez lo sposti sulla fascia dove ci ha fatto vedere comunque le sue qualità maggiori. E poi manca qualcosa a centrocampo, probabilmente ti dirò, Max, questa partita, per come si sta mettendo, una partita all'Arturo Vidal, perché manca un po' di cattiveria nei nostri giocatori, che sono un po' intimoriti, che vanno, entrano troppo leggeri, che ancora non hanno capito come si gioca su questo campo più piccolo, e forse un giocatore come Vidal potrebbe dare la scossa necessaria per svoltare un po' a centrocampo. Purtroppo a me per adesso non mi sta piacendo Ricky Pugge nel centrocampo, ha sbagliato in occasione del gol e si è anche un po' nascosto nei primi 45 minuti. Vediamo un pochettino, però diciamo, per me si dovrebbe tornare alla zona comfort e soprattutto togliere da mezzo questa difesa a tre con due terzini. Bene, sono d'accordo. Tra noi adesso andiamo in una pausa e ci mettiamo un po' di musica, visto che la situazione non è per niente buona. Rientriamo subito e poi dai, prendiamo anche Giuseppe Ortu, che sta riuscendo anche lui a vedere la partita come noi e a fare, tanto venivano sempre i pizzini qui del nostro Alberto, che dice: devi cambiare schema o ce ne andiamo a casa. Ecco, Alberto che il diploma di anguilla non parla. Vediamo se domani nell'ultima parte dell'intervento, dai, insomma, le cose miglioreranno, dai Alberto, su va bene, dai. Allora ci andiamo a sentire un po' di musica, vediamo un po' di che recuperare qualcosa e speriamo, insomma, che il Barça possa migliorare la partita, anche perché se no, Giussi, la situazione la vedo veramente veramente tragica. Rientriamo subito dopo. Si tropezamos, volveremos a soñar. Si nos caen los sueños, volveremos a soñar. Y aún así, si me matas, volveremos a soñar. Escribe aventuras en el libro de la vida.
sienta mejor. Hoy me levanto con ganas de andar juntos a la orilla del mar. Seu a les cadires fora del cafè. Un gos que s'ajup i rasca amb desgana un pensament. I perdem la tarda, jo i aquest ressol de parets pintades d'un blanc qualsevol. Hi ha algun lloc on vaig passa a poc a poc. Ja veus que no hi ha cap pressa, som eterns i anem a càmera lenta pels carrers distrets, ara que no hi ha res de nou, ara que tot va bé. Des d'algun botó compartim el temps mentre fem de vells desconeguts. Mai no duc sabates, vaig vendre els mitjons, visc en una plaça decorant cançons a un poblet de mar on la lluna surt a poc a poc. Ja veus hi ha cap pressa, som eterns i anem a càmera lenta pels carrers secrets, ara que no hi ha res de nou, ara que tot va bé.
dreta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tan soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules ara, penja des d'un arbre aquesta llum de contra i vent. Només digues què penses, llum de contra i Eccoci che siamo di nuovo qui in diretta su Radio Barça Italia, questa è la radio cronaca della partita tra Ibiza e Football Club Barcelona. Stanno rientrando in campo in questo momento i giocatori, abbiamo preso anche Giuseppe Ortu. Ciao Giuseppe, come stai? Ciao a tutti, io sto bene, buonasera a tutti, io sto bene, il Barça sta male. Questo è fuori ombra di dubbio. Giusi è di nuovo con noi, vero? Sì, sì. Pronta, carica. Ok, benissimo, dai che cerchiamo di